Buon pomeriggio, è un grande piacere essere qui a discutere questo libro importante di Thomas Fazi, su una figura, diciamolo pure, un po' dimenticata, rimossa, e in realtà centrale, quale quella di Federico Caffè. È un libro, è una sorta di quasi biografia intellettuale, comunque di analisi complessiva del contributo del pensiero economico e politico, dell'iniziativa civile, politica di Caffè, ma insomma è anche una tematizzazione importante sull'attualità della lezione di Caffè. Quella di Caffè è una lezione dimenticata, tanto più piacevole, diciamo così, e direi anche significativo essere qui in questo luogo. Luogo è, non è un luogo neutro, è il luogo dei giacobini napoletani sconfitti, ma non domi, diciamo, ogni tanto riemergono, dove si fa, tradizionalmente si fanno battaglie, sulla base del presupposto però che si studia seriamente. Quindi prima si prendono i testi difficili, poi dopo, sulla base di questa un'analisi seria, profonda, come ha fatto Thomas. Quindi questo è un libro orientato, è un libro militante, però fondato sull'analisi molto seria, rigorosa, approfondita, e che fa venire fuori anche gli aspetti, appunto, etico-politici, civili, di filosofia politica, se si vuole, del pensiero e della figura, dell'operato di Caffè, non nascondendosi dietro presunte neutralità di vario genere, economiche o qualche altro tipo. Lo è perché vedo, tra l'altro, nel pubblico persone amiche, persone impegnate anche in battaglie, in tante battaglie combattute in questi ultimi 2-3 anni soprattutto, il cui filo peraltro, seppur passando da genere a genere, da genus a genus, rimane credo collegato lo stesso, cioè mi riferisco all'emergenza permanente in cui siamo, e mi fa piacere vedere appunto questi volti. E poi siamo qui con due relatori eccezione che credo potranno dare un contributo da vari punti di vista molto significativo. Io non voglio prendere tempo, non voglio dire altro se non ringraziare tutti voi, ringraziare Thomas e i due relatori, ovvero Aldo Barba e Anna Cavaliere, e dire, sottolineare l'importanza di quel titolo, una civiltà possibile, non la civiltà perfetta, irenica, che magari vive nei sogni, nella retorica, ma una civiltà possibile, ovvero quella emancipazione realistica, praticabile, possibile, che è quella che ha fatto uscire realmente le persone in carne e ossa, intere aree della società, dall'invisibilità, creando le condizioni dell'emancipazione concreta. Sottolineo questo punto perché ci sono tanti che si riempiono la bocca da sempre di vaghi sogni, nemmeno più emancipativi, perché non si può usare questo termine, ma palingenetici, in realtà delle persone in carne e ossa non importa nulla, come si è visto anche in questi 2-3 anni. Anzi, sono di solito molto disposti a sdoganare la qualunque. Quindi io sono il più polemico di tutti nella scelta di discutere questo libro, è un gesto polemico questo, perché lo è su vari livelli, innanzitutto su quello della celebrazione di facciata di Caffè da parte di allievi che si sono dimenticati chi era e che cosa sosteneva. Questo è un libro invece che non dimentica, si fonda su questo. Beh, la parola a Aldo Barba, che è un economista, critico, eretico, spero non perseguitato, però anche se mi rischio sempre ci può essere, e da lui vogliamo, appunto, ci aspettiamo un'illuminazione sul sapere. Grazie. Non so, io la prima cosa che vorrei dire è questa. Caffè maestro di tutti, maestro forse di troppi, in che senso? Nel senso che c'è, credo, un equivoco su che significhi essere maestro. Mi sembra che in un certo senso l'equivoco è ben chiarito dall'intervento che ha fatto 10 anni fa Draghi, commemorativo di Caffè,
Draghi inizia il suo intervento. Diciamo, se vi potete avvicinare. No, ma non serve. Purtroppo qui là non è questione che lo fare come non. Lo so, però non stiamo eliminando. Poi ci parlo di questo. Chiedo scusa. Forse bisogna avvicinare la sala. Soprattutto quando ci si allontana dalla. Ma se viene la questione. Dicevo, un intervento, quello di Draghi, con un inizio abbastanza esplicito, perché Draghi all'inizio del suo intervento cita Eco e cerca di chiarire che cosa significa la parola maestro. E nel chiarire il significato della parola maestro dice che il maestro è colui che insegna a pensare con la propria testa. Una cosa che mi sembra innegabile. E usa questo attacco per sottolineare il fatto che in un certo senso l'autonomia di posizione che hanno assunto gli allievi di Caffè è appunto giustificata da questo, dal fatto che Caffè è un vero maestro, quindi da vero maestro ha insegnato i suoi allievi a pensare con la loro testa e gli allievi hanno pensato con la loro testa. Ora, è fuori discussione che l'allievo in un certo senso si muova contro il maestro, anzi il maestro lo è stato veramente se è aggredito dal suo allievo, però qui c'è un equivoco da chiarire, nel senso che qualunque posizione un allievo possa assumere nei confronti del maestro è in ogni caso una posizione che si sviluppa dialetticamente con l'insegnamento del maestro, anche se è una posizione di opposizione rispetto alle sue tesi. E quello che noi vediamo non è lo sviluppo di posizioni alternative rispetto a quelle assunte da Caffè, ma piuttosto a una vera rimozione. Cioè, Caffè, parliamoci chiaramente, è trattato come un cane morto. E uno dei motivi per cui è possibile trattare abbastanza facilmente Caffè come un cane morto è legato alla sua uscita di scena. Un'uscita di scena sicuramente pensata e pensata al fine di far rumore. Questo a me sembra che sia fuori discussione. Ma ovviamente non un rumore relativo agli aspetti personali della sua vicenda. Gli aspetti personali della sua vicenda non sono molto interessanti e quel minimo elemento di interesse che avevano mi sembra che sia stato sviscerato bene dal bel libro di Rea. Quindi ritornare sugli aspetti personali della scelta di Caffè, sul significato personale di quella scelta, è sostanzialmente un comodo modo per non parlare. E questo mi sembra evidente, così come mi sembra evidente il fatto che senza cadere in questa trappola, come ad esempio fa Draghi nel suo intervento, non ci sia possibilità di affermare che in qualche modo si ci può porre in una linea di continuità rispetto al Caffè in virtù del fatto che quelli che sono, diciamo così, i capisaldi del suo pensiero, perseguimento di un'idea di funzionamento socialmente accettabile del capitalismo e sono oggi, questo fine è oggi perseguibile con altri mezzi, perché è questo che dice Draghi nel suo intervento, dice i tempi sono cambiati, siamo allievi nel senso che abbiamo fatto nostri i precetti, se posso usare questo termine, morali di Caffè, ma il raggiungimento di questi fini oggi non avviene con le ricette suggerite da Caffè, queste ricette non contano più molto perché è cambiato il mondo, è cambiata anche la scienza economica, ricorda Draghi, sono state fatte nuove scoperte, le aspettative razionali, insomma il discorso scientifico si è sviluppato e quindi sono altri i mezzi che consentono di raggiungere quel fine, questo è in buona sostanza la sua posizione. Ora, rispetto a questi nuovi mezzi e rispetto anche al mutato contesto, in realtà Caffè si è espresso, perché i suoi scritti arrivano molto avanti nel tempo, quindi molto dentro la svolta liberista dei primi anni Ottanta. Quindi l'unico senso in cui quello che dice Draghi acquista spessore è sostanzialmente l'idea che in fin dei conti l'economista si propone come un tecnico, cioè come un gestore della situazione attuale e quindi diciamo così porta avanti un'istanza che non è
un'istanza di natura critica rispetto all'assetto attuale, ma appunto un'istanza tecnica, è l'applicatore di una tecnica e quindi da questo punto di vista tutto ha senso. Quello che oggi è richiesto al tecnico è diverso da quello che era richiesto 60 anni fa, e quindi è del tutto legittimo fare riferimento ad un complesso non solo di strumenti, ma anche di fini diversi rispetto a quelli che Caffè aveva in mente. Da questo punto di vista il libro di Fazzi è utile perché Fazzi fa lo sforzo di mettere da parte naturalmente gli aspetti personali della vicenda di Caffè, che pure sono interessanti, è una persona molto complessa, contraddittoria, si concentra sui suoi scritti e cerca in qualche modo di porre gli scritti di Caffè in connessione con la vicenda economica del nostro paese a partire dal dopoguerra ad oggi, una vicenda che è stata attraversata integralmente da Caffè. Fa questo sostanzialmente organizzando il suo discorso intorno a quattro nuclei di riflessione. Il primo, a mio avviso, il più importante, riguarda il percorso intellettuale di Caffè, e lì l'opera di Caffè è posta in connessione a quella di Keynes. Nel secondo centro di riflessione Fazzi si concentra sulla crisi degli anni 70, in sostanza il grande cambiamento degli anni 70 che ha comportato uno stravolgimento di quelli che sono gli obiettivi della politica economica, quelli che sono i fini che l'operatore pubblico cerca di raggiungere attraverso gli strumenti di politica economica, un vero e proprio cambiamento del significato in un certo senso del meccanismo di mercato, cioè del profitto non come fine a se stesso ma in qualche modo come asservito al raggiungimento di finalità sociali. Nel terzo passaggio Fazzi si concentra sulla vicenda dell'Unione Europea, diciamo così, della partecipazione dell'Italia al progetto dell'unificazione europea economica e monetaria, e nell'ultimo affronta la questione della svolta neoliberale, dell'impianto neoliberista all'interno del quale noi oggi siamo immersi. Si tratta di un intreccio tra citazioni di Caffè, degli scritti di Caffè e tentativo di lettura di un periodo storico così lungo, così articolato, che cerca di mettere in luce gli elementi di eccentricità del pensiero di Caffè, gli elementi critici del pensiero di Caffè, gli elementi, di usare questa espressione, eterodossi del pensiero di Caffè. Direi proprio alla luce della natura dei contributi rievocativi della figura di Caffè, legati sostanzialmente al tentativo di far quadrare dei conti che non tornano, il libro è estremamente utile. Il libro è estremamente utile. Rispetto a questa ricostruzione io mi trovo in larga misura d'accordo, si muove lungo linee alle quali anch'io ho cercato di dare un contributo, che cercano di mettere a fuoco le vicende del dopoguerra come vicende segnate sostanzialmente da una frattura importante, che è quella che si è determinata nel corso degli anni 70, rispetto alla quale si determina una discontinuità che non è da ricondurre a fenomeni economici o addirittura di natura tecnologica, ma è una discontinuità dal marcato carattere politico. Questo è il tema, questo è il centro della discussione. E rispetto a questo tema, rispetto al centro della discussione, vorrei sviluppare due punti che mi sembra che in qualche modo possano arricchire il dibattito. Il primo riguarda, come vi dicevo, il primo capitolo che traccia il profilo intellettuale di Caffè e pone Caffè in relazione alla figura di Keynes, l'economista che più di ogni altro ha ispirato le opere di Caffè. Ora, nel tracciare questo profilo intellettuale di Caffè ancorato alla figura di Keynes, nel libro emerge l'idea che sostanzialmente il keynesismo non è semplicemente uno strumento volto a garantire il buon funzionamento del capitalismo e quindi
far sì che, grazie al suo funzionamento, il capitalismo non fosse travolto dalla sovversione comunista, ma è un qualcosa di più, cioè l'idea che in fondo in Keynes vi sia un fine non esplicitamente dichiarato che attraverso politiche attive di controllo della domanda aggregata, dei livelli dell'occupazione, di intervento dello Stato e dell'economia, avrebbe dovuto far transitare il sistema verso una forma sicuramente non comunista, che era avverso ad ogni tipo di comunismo, all'abolizione della proprietà privata, ma quantomeno ad un sistema a forte carattere misto, definibile come di socialismo democratico. E Fazi nota giustamente, acutamente, che né in questo suo disegno di socialismo democratico, certamente Keynes ha trascurato gli interessi delle classi dominanti, cioè ha teso a sottovalutare le oggettive difficoltà che i rapporti di forza all'interno della società avrebbero sollevato a un progetto di socializzazione morbida del sistema economico. Io questo non credo che sia inquadrabile in questi termini, la questione. Il punto ha molta rilevanza per il discorso collegato a Caffè. Per quale motivo? Perché in effetti il grande fascino di Keynes è proprio tutto in questa ambiguità, e poi di riflesso, no? Sì, anche dei suoi figliocci, il Caffè si può ritenere uno di essi, cioè in un certo senso le ambiguità di Caffè, che pur vi sono, non sono altro che il riflesso di questa grande ambiguità di Keynes. Quale fosse la posizione di Keynes nei confronti di questo strano oggetto che possiamo chiamare socialismo democratico, è in fondo spiegato da Keynes stesso. C'è uno scritto molto bello, anche dal punto di vista letterario, di Keynes, del 1925, in cui Keynes si chiede: sono un liberale, e quindi dà una spiegazione della propria collocazione politica. Ora, egli nel dare una spiegazione della propria collocazione politica parte da una prima riflessione, che è la seguente. Un uomo che è animale politico, quindi un uomo che intende vivere la propria vita non dal punto di vista individuale, ma collocandosi all'interno della società in cui vive, cioè di vivere politicamente la propria vita, difficilmente, dice Keynes, non può legarsi ad un partito, perché nel partito dove sostanzialmente si concretizza l'azione politica, fuori dal partito, dice lui, fa freddo, non c'è spazio. Allo stesso tempo, però, l'animale politico, soprattutto l'animale politico intelligente, difficilmente troverà un partito che è in grado di sposare il suo pensiero individuale, cioè il suo atto di individualità, la sua partecipazione individualmente critica alla vita sociale di un paese. Quindi lui dice: nel migliore dei casi, più che un'affiliazione ad un partito, il problema che si pone è quello di minor repulsione. E nell'analizzare i partiti che suscitano in lui la minor repulsione, egli inizia a considerare la posizione del Partito Conservatore, e giunge alla conclusione che il Partito Conservatore non gli offre nulla, alcun tipo di nutrimento, né di natura materiale né di natura spirituale. Volge quindi lo sguardo al Partito Laburista, al Partito dei Lavoratori, e si vede ancora più distante. Per quale motivo si vede più distante? In primo luogo, egli dice che è un partito di classe, e quella classe non è la sua. E dal momento che quella classe non è la sua, egli, in caso di scontro, non potrà che stare dalla parte della borghesia illuminata. Quindi, diciamo, l'idea della borghesia illuminata, per definizione, in opposizione ad un partito di classe. Cioè, in opposizione ad un partito di classe, in quanto è inconcepibile che la borghesia illuminata, nel caso di scontro sociale, sieda dal lato del partito dei lavoratori. Ragioni per cui egli non si può in alcun modo avvicinare al Partito dei Lavoratori, sono anche legate al fatto che il partito è totalmente disorganizzato, la sua classe dirigente non ha la minima idea di cosa fare, non ha la minima idea di quali azioni intraprendere per garantire il buon funzionamento dell'economia. E quindi sostanzialmente a questo test di minor repulsione egli reagisce giungendo all'idea che forse il Partito Liberale, inteso in senso anglosassone, quello che è il partito liberale in senso anglosassone,
è l'unico partito in cui si potrebbe eventualmente accasare. Dal punto di vista positivo però di partecipazione attiva, nemmeno i liberali vanno bene. Lui guarda i conservatori e dice il partito conservatore è spaccato in due tronconi. Quello degli estremisti, la frangia estrema che lui chiama i duri a morire. Chi sono? Sono i vecchi liberali, cioè coloro che hanno gestito sostanzialmente lo Stato liberale fino alla fine dell'Ottocento e che continuano a propinare ricette che con le trasformazioni del primo Novecento sono completamente inadeguate. Sono ricette che pensano di gestire la pace sociale attraverso la forza, sono ricette che pensano che qualsiasi tipo di disordine possa essere gestito dai ceti dominanti attraverso la violenza e non attraverso delle forme di partecipazione delle classi popolari alla vita sociale. Ci sono i duri a morire dall'altro, e da un lato ci sono gli estremisti di sinistra nel Partito Laburista, anch'esso diviso in due schieramenti, i moderati e gli estremisti di sinistra, che lui chiama il partito del disastro, il partito della catastrofe. Possiamo, dice, chiamarli giacobini, possiamo chiamarli bolscevichi, possiamo chiamarli comunisti, possiamo chiamarli come vi piace a voi, ma quella è la catastrofe, quello è il disastro. E quindi l'unico spazio d'azione sono i moderati del Partito Conservatore ed eventualmente i moderati del Partito Laburista. I liberali servono a poco perché il Partito Conservatore e il Partito Liberale si sono consumati in una posizione che ormai non ha più senso. Tutte le conquiste principali, un minimo di progressività nel sistema fiscale, l'assistenza, un minimo di assistenza sociale, un forte orientamento nei confronti del libero scambio, stiamo parlando di un Keynes che è ancora libero scambista, questi partiti ormai ce l'hanno, entrambi, sia i conservatori che i liberali, sono incapaci di dare risposte al presente, alla crisi del presente. E aggiunge, se i capitalisti che controllano la borsa e controllano il Parlamento sono totalmente incapaci di immaginare nuove soluzioni che consentano di affrontare la crisi del presente, dal momento che sono totalmente incapaci, il capitalismo non ha le energie intellettuali per resistere ai bolscevichi, per resistere alla minaccia del socialismo. E se le avesse invece sarebbero a posto, nessuno lo potrebbe sloggiare per generazioni e generazioni. Cioè, quindi la sua idea e il suo riformismo è fortemente ancorata all'idea che i capitalisti non sono in grado di prospettare soluzioni progressive, cioè in grado di rispondere alla crisi di quei tempi, e che per questo rischiano di essere spazzati via. Per questo il sistema rischia di collassare. Questo è un punto molto importante perché, e lo riprenderò alla fine del mio intervento, porta dritti all'idea che in fin dei conti l'essenza dell'azione politica del progressista o del riformista sono le idee, cioè una questione legata al riuscire a concepire delle soluzioni al passo coi tempi. E lui si spinge al punto di pensare che rispetto a queste idee, al passo con i tempi, il conflitto sociale sia un ostacolo. Lui dice il partito della catastrofe e i conservatori duri a morire, in fin dei conti sono due facce della stessa medaglia, si reggono l'uno con l'altro, cioè il partito della catastrofe esiste nella misura in cui esistono i conservatori duri a morire e viceversa. Ogni tipo di conflittualità sociale è vista come un ostacolo alla capacità di naturalmente prefigurare e poi imporre soluzioni socialmente progressive. Questo è un punto molto importante. È un punto molto importante perché ha una grande importanza anche per quanto riguarda la posizione di Caffè. Per quale motivo dico questo? In realtà, se consideriamo quella frase di Keynes, vale a dire il capitalismo è incapace di salvarsi dalla sovversione bolscevica, il capitalismo è incapace di immaginare soluzioni innovative e genuinamente progressive, ebbene quella frase si è rivelata sbagliata, perché il capitalismo queste soluzioni le ha trovate. Però qui è l'equivoco: perché le ha trovate? Non le ha trovate grazie alla forza delle idee, non le ha trovate grazie al fatto che le idee sono state capaci di imporsi,
in base alla ragionevolezza, alla fondatezza, le ha trovate in fattori storici materiali, e nell'ambito di quei fattori storici e materiali il conflitto sociale era un elemento fondamentale. Nel caso di Keynes, in maniera spettacolare, cioè una guerra mondiale distruttiva, la minaccia, la sovversione comunista che diventava una minaccia concreta, non come nel 25 quando c'era solo un'idea di che cosa fosse un sistema sociale alternativo, ma nel dopoguerra, quando quel sistema sociale alternativo incredibilmente stava sopravvivendo e stava anche producendo dei frutti, cioè stava assicurando, diciamo, uno sviluppo economico impetuoso ad una parte del mondo tale da ampliare anche l'influenza politica di quella parte del mondo. Quindi troviamo dei fattori di carattere materiale che sono alla base dell'azione del riformista, che il riformista stesso in un certo senso tende a negare. Questo è vero per Keynes, è vero allo stesso modo per Caffè. Ora, da questo punto di vista, così come divengono chiare le ragioni dell'affermazione del keynesismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono anche abbastanza chiare le ragioni del declino del keynesismo, perché la grande svolta degli anni Ottanta non è altro che questo, è sostanzialmente la fine, il venir meno del pungolo della minaccia comunista in connessione ad un momento apicale del conflitto sociale che si era sviluppato anche grazie a quella minaccia comunista e grazie ai partiti comunisti nel mondo occidentale che quella minaccia avevano capitalizzato, forse non tanto in termini di azione politica effettiva, ma quantomeno in termini di sviluppo di una massa critica, di un blocco sociale, se la vogliamo chiamare in termini gramsciani, che era abbastanza passivo in termini di azione riformista, almeno in Italia, in Francia il discorso è un po' diverso, ma che in ogni caso rappresentava un potentissimo amplificatore che operava come pungolo all'interno del sistema. Gli anni Ottanta risolvono questa crisi, si arriva alla resa dei conti, e quindi nel momento in cui si arriva alla resa dei conti evapora tutto, evapora innanzitutto la borghesia illuminata e le sue idee progressiste, che di questo meccanismo erano andate a rimorchio, avevano certamente contribuito a definire e imporre soluzioni progressive, ma in nessun senso era stata l'idea che si era imposta, erano i fatti che avevano imposto l'idea, e il cambiare dei fatti ha fatto trasformare quest'idea. Ora, questo è un punto, diciamo così, che riguarda Keynes, riguarda molto anche Caffè, a mio avviso, perché se noi prendiamo lo scritto di Caffè, che più si avvicina a quello di Keynes, sono un liberale, è uno scritto molto noto di Caffè che si chiama La solitudine del riformista. Ora, che cosa dice Caffè nella solitudine del riformista? Insomma, non è tanto diverso da Keynes quello che dice Caffè, cioè dice: il riformista si trova in una posizione tragica, no? Perché da un lato, che cosa ci sono? Ci sono quelli che Keynes avrebbe chiamato i duri a morire, cioè le forze più retrive nella società, espressione di forme di liberismo, diciamo così, spinto, che hanno anche dentro un alto tasso di incoscienza, cioè sono talmente inconsapevoli della natura dei problemi che hanno anche dentro una forza di tipo destabilizzante, ma che in ogni caso sono il primo punto di blocco contro il quale si infrange l'azione del riformista. Si guarda a sinistra e trova sostanzialmente il partito della catastrofe. Nel suo caso non lo chiama il partito della catastrofe, lui dice quelli che vogliono tutto e subito, i palingenetici, quelli che vogliono la rivoluzione, che non sono in grado di concepire soluzioni progressive, e quindi il dramma, la solitudine del riformista. Ora, se noi guardiamo ai palingenetici e al partito della catastrofe come un partito limitato dall'idea appunto che tanto peggio, tanto meglio, cioè che elementi, diciamo così, di malfunzionamento del sistema capitalistico fossero elementi che in qualche modo aiutassero a generare una trasformazione radicale della società, ebbene Caffè ha ragione. Caffè ha ragione perché mi sembra che oggi, dopo quello che abbiamo assistito negli ultimi 30 anni, solo un pazzo può affermare che tanto peggio, tanto meglio. Cioè, ormai dovrebbe essere evidente a tutti,
e credo che in larga misura lo sia, che una forma di coesione sociale in grado di costituire un'alternativa politica non è favorita dal peggiorare delle condizioni generali. Al contrario, le politiche di buon funzionamento del capitalismo, diciamo così, non sono un panno caldo, come si diceva una volta, che evita di far arrivare nodi al pettine e che quindi opera in senso reazionario. Le politiche di buon funzionamento del capitalismo sono politiche che consentono di creare un blocco che può essere utilizzato politicamente. Però se con quell'espressione Caffè intende che dire che un partito a sinistra, in qualche modo estremista, con elementi giacobini al suo interno, rappresenta un ostacolo all'azione del riformista, ebbene lui sta dicendo una cosa molto simile a quella che afferma Keynes e che è allo stesso modo sbagliata, cioè più che la solitudine del riformista, io direi che la tragedia del riformista con il suo, diciamo così, contributo di mediatore è non rendersi conto che lo spazio politico non è affatto aperto dal riformista. I riformisti non hanno mai aperto nessuno spazio politico. Da questo punto di vista la vera solitudine è quella del massimalista, nel senso che, cioè, è tanto vero che il riformista, se ci pensate, sta sempre in ottima compagnia, e anche Caffè sta in ottima compagnia, era un consulente della Banca d'Italia, era al centro di movimenti non solo culturali ma anche di politici, nel senso di considerato una persona in un certo senso eccentrica ma pienamente integrato all'interno della classe dirigente dei suoi tempi, no? Quindi da questo punto di vista non mi sembra che il riformista sia tanto solo, non lo è mai stato. Non mi riferisco naturalmente ai casi biechi in cui il riformista si muove su un piano di opportunità personale o di vantaggio personale, quelli non li prendo nemmeno in considerazione, certamente non era il caso di Caffè. Ma anche dal punto di vista più strettamente culturale, diciamo, sì, il riformista nella sua posizione di mediatore si trova in una posizione abbastanza comoda, non si trova in una posizione scomoda. A me sembra che la posizione più scomoda sia quella del massimalista, cioè che poi in realtà quello che apre lo spazio politico, che è l'apertura dello spazio politico. Questo è un punto che a mio avviso va considerato, e va considerato in profondità. Va considerato in profondità perché, guardate, io non sto affermando che le idee non sono importanti, diciamo così, non cerco di rivelarvi una sbobba di materialismo spinto in cui i fatti, l'elemento storico materiale determina tutto e le idee sono semplicemente una sovrastruttura rispetto a cosa. Però è ovvio che nell'esistenza di una complessa interazione tra l'elemento, chiamiamolo con un termine un po' demodè, sovrastrutturale, l'elemento strutturale, non si può perdere di vista l'elemento strutturale. Il fatto che non si possa perdere di vista è testimoniato proprio dalla conclusione dell'intervento di Caffè sulla solitudine del riformista, perché come finisce Caffè bello scritto? Dice, vabbè, d'accordo, io non voglio far parte né dei becchini del sistema, non voglio far parte nemmeno degli apologeti del sistema, quindi io praticamente sono solo, sono completamente isolato e l'unica consolazione che mi resta è leggere un passo di un libro che mi interessa. Il passo è un passo tratto da Keynes, dalla teoria generale, in cui Keynes dice, guardate, le idee contano più dei rapporti di forza. È un passo della teoria generale in cui Keynes dice non bistrattate le idee, ma le idee contano più dei rapporti di forza, quindi capovolgendo completamente. E ripeto, nella misura in cui un intellettuale riformista si muove all'interno di una concezione dell'azione politica che non trova nessun tipo di sponda all'interno di una posizione di tipo estrema, sinistra, questo è inevitabile, nel senso che l'unica possibilità è credere nella forza delle idee, credere nella forza della ragionevolezza. Una volta che si ci convince del fatto che l'elemento di conflittualità sociale
è un elemento che ostacola il mutamento piuttosto che favorirlo. L'unica cosa alla quale si può aggrappare è il fatto che le idee contano più dei rapporti di forza, cioè che la forza delle buone idee si imporrà. Keynes dice, si cautela, magari non adesso, magari tra 20 anni, tra 25 anni, ma le idee si faranno strada, le idee troveranno il modo per imporsi nella società, appunto una società vista, diciamo così, senza, non, ovviamente Keynes sa benissimo che cosa sono le classi, sa benissimo qual è la posta in gioco, allo stesso tempo Caffè sa benissimo che cosa sono le classi, sa benissimo che cosa è la posta in gioco, ma il punto è che sostanzialmente c'è una soluzione, cioè il borghese illuminato è in grado di partorire una soluzione che assicuri il buon funzionamento del capitalismo. Keynes addirittura si spinge a dire, nel confrontare i due sistemi, lui dice che la forza del sistema comunista, che egli ritiene completamente inefficace dal punto di vista economico, avendo pure ragione visto come è andata, ma è sostanzialmente il fatto che si tratta sia di una tecnica economica che di una religione. Mentre il capitalismo, dice lui, funziona molto come tecnica economica, però è senza Dio, è atomistico, gli individui praticamente non hanno un credo e funziona così bene proprio perché non hanno un credo. Però, proprio perché non hanno un credo, proprio perché è dissolutore di tutte, diciamo così, quei legami sociali che tengono insieme una collettività, l'unico modo per rimanere in piedi, che il capitalismo va di rimanere in piedi, è che non deve funzionare meglio del comunismo, deve funzionare 10 volte meglio del comunismo, cioè deve essere in grado di dare una crescita abbondante, sostenuta, e noi questa crescita, afferma lui, l'abbiamo avuta nella fase, diciamo così, del capitalismo ottocentesco, dove il capitalismo era anche un'idealità, era la rottura di un mondo vecchio, e quindi aveva una sua religione laica, ma adesso non la possiamo avere più, dice lui. Quindi è un capitalismo senza Dio ed è un capitalismo completamente senza ideali, in questo senso, ed è un capitalismo che probabilmente avrà anche meno crescita, avrà anche meno forza. Cioè, quindi è questo il terreno sul quale il borghese si deve confrontare ed è su questo terreno che egli deve individuare delle soluzioni progressive. Ora, da questo punto di vista, ecco, io ritengo che l'aspetto in qualche modo di fascino che può esercitare una figura come Caffè non è molto diverso dall'aspetto di fascino che esercitava una figura come Keynes, cioè lo si può prendere da due angoli diversi, lo si può guardare come l'ultima soglia di conservatorismo oltre la quale non è possibile più avere un dialogo, oltre la quale c'è il nemico, oppure dall'altro lato lo si può guardare come l'ultima soglia, l'ultima la frontiera del discorso progressista, del discorso orientato al mutamento, oltre il quale ci sono i pazzi, no? Quindi queste figure qui, nella loro ambiguità, hanno questo fascino, il fascino di Keynes, non parliamo di Caffè che la sua durevolezza mi sembra stata molto scarsa, ma il fascino di Keynes è legato proprio a questa posizione. Però, ripeto, per concludere, dove questa soglia si colloca? Cioè dove si trova il confine oltre al quale i massimalisti non dialogano con la conservazione, i conservatori non dialogano con i pazzi? Questo non lo decide il riformista, che è un mediatore, che quindi sostanzialmente si collocherà in uno spazio che sarà aperto sempre dalla posizione, non dico quella conservatrice perché per sua definizione è chiaro dove si trova, ma in che modo, con quale forza, diciamo così, un orientamento di tipo massimalista è in grado di aprire uno spazio politico. E mi ricordo una volta a Salerno, finisco veramente con questo, ti ricordi quando presentammo il libro, c'era un tuo ospite che io feci tutto un discorso di tipo massimalista, che però era orientato molto allo stato sociale. C'era questo storico che mi disse una frase alla quale io ripenso spesso, che aveva molto senso. Lui mi guardò alla fine di tutto questo discorso e mi disse: noi abbiamo chiesto la rivoluzione e abbiamo avuto lo Stato sociale. Voi state chiedendo lo Stato sociale, ma che pensate di ottenere? E forse c'è una verità in questo.
grazie Aldo Barba, che ha messo un po', diciamo, il piede nel piatto, nel senso che ha anche tratto e preso tanti appunti. Tante questioni, sia relative alla ricostruzione di quello che è accaduto negli ultimi 30 anni, 40 anni, insomma, in generale, diciamo, nel passaggio tra il trentennio glorioso, cosiddetto, e ciò che ne è seguito, ciò in cui siamo di glorioso, e diciamo anche tanti argomenti che, seppur non direttamente, ma ci parlano della nostra condizione, diciamo, cioè ci portano a chiederci che cosa sia possibile fare oggi. Sì, anch'io sempre, io la leggo in chiave teologico-politica, cioè nel senso della necessità di credere in assoluti. Cioè ci vuole una grande fede nella rivoluzione per poter fare le riforme, mettiamola a parte di termine. E questo è un grande paradosso. E poi quella, però insomma poi dopo dirò, poi ci sono delle cose, mi hai aperto un sacco di piste. D'altra parte una fede rivoluzionaria o meno non è che si compra al supermarket, quindi non è che basta evocarla, ne basta avere un apparato dottrinale, scientifico, cioè l'idea della deducibilità della scienza è ridicola. Per cui anche quella fede e lo stesso ruolo performativo della teoria, per esempio quella di Marx, stanno dentro un contesto che è fatto di vincoli realistici e di spinte, anche ideali, diciamo così, no? Di azzardi, quindi non è così facile poi capire ciò che è materiale, ciò che è simbolico. E proprio su questo credo che Anna Cavaliere, che ha molto studiato il welfare, lo stato sociale dal punto di vista anche dei nuovi diritti, del femminismo giuridico, delle accuse che sono state rivolte al welfare, di paternalismo, che si sta occupando meritoriamente del tema della scuola, della formazione, rispetto a un'uguaglianza presa sul serio, diciamo così, anche attraverso, diciamo, il recupero di Gramsci, penso che abbia molte cose da dirci. Grazie di avermi coinvolto nella presentazione di questo volume. La prima cosa che voglio dire è che secondo me il volume ha tanti meriti, il primo è di essere un bel libro scorrevole che si legge con grande piacere, che secondo me è un merito importante per un libro. È un libro su un economista poliedrico ed è un libro che per certi versi, si diceva già prima, si inserisce in un filone. Di testi che hanno indagato la figura di Caffè come uomo, come economista, io direi anche come patriota. E uso questo termine senza paura di retorica. Mi veniva in mente che, per esempio, al funerale di Pasolini, Moravia disse che Pasolini era stato un patriota. E, diciamo, non riesco a immaginare qualcuno che sia più lontano dalla retorica di Pasolini. Patriota nel senso di un intellettuale che ha a cuore il destino di una comunità politica. E mi pare che questo fosse un elemento di Caffè. Ha inaugurato, si diceva prima, questo filone, il libro bello di Ermanno Rea sull'ultima lezione, che in fondo è anche la storia di un'amicizia. Però mi sembra che questo filone, rispetto al quale il libro presenta un'originalità notevole, poi dirò perché, questo filone sia stato percorso diverse volte negli ultimi anni. Penso che quasi in contemporanea rispetto al libro di Thomas è stato edito il libro di Archibugi, il maestro delle mie brame, in cui indaga, che è stato uno dei tanti allievi, l'allievo figlioccio, diciamo, di Caffè, e che è stato pubblicato recentemente il libro di Guido Maria Brera, che l'autore ha definito un romanzo che è keynesiano, che indaga la vita di Caffè. Quindi ci sono diversi volumi di Caffè e tutti restituiscono questo ritratto di un uomo mite. Archibugi dice che conduceva quasi una vita monacale e che però
io, a dispetto di questa vita, di questa, diciamo, aspirazione alla tranquillità, ha avuto una vita chiaramente scomparsa, tutt'altro che ordinaria. Ecco, un personaggio mite, tranquillo, ma non ordinario. A partire dalla propria storia personale di emancipazione, sulla quale mi soffermo perché secondo me è determinante nel modo in cui Caffè capisce il nesso tra fattori individuali e fattori collettivi per l'emancipazione dei soggetti. Caffè non viene da una famiglia tutto sommato ordinaria, viene da Pescara, e per la sua famiglia fargli proseguire gli studi comporta notevoli sacrifici. Lui stesso ricorda che suo padre è costretto a vendere un podere per consentirgli gli studi all'università e quasi lo indirizza verso uno studio pratico, cioè l'economia, l'unico che gli avrebbe consentito un margine di autonomia in tempi brevi, e con grande rammarico è costretto ad abbandonare gli altri suoi interessi, il violino, per cui è molto portato, la letteratura, rispetto al quale ha una grande passione. E leggendo questi aspetti, soffermandomi su questi aspetti biografici della vita di Caffè, mi veniva in mente lo sfogo di Gramsci sul tema dell'istruzione. Gramsci, quando racconta del suo rapporto con l'istruzione, dice che forse il desiderio di riscatto gli proviene proprio dal fatto che a un certo punto, da piccolissimo, deve abbandonare gli studi. Dice: io che avevo 10 in tutte le materie sono costretta ad abbandonare gli studi, mentre potevano continuare a studiare il figlio del macellaio, quello del commerciante di tessuti. E forse lì, e Gramsci stesso lo dice, forse lì nasce quell'istinto alla ribellione che contro i ricchi, e che in qualche modo poi nel corso del tempo si struttura. Beh, io ritrovo, e mi pare che questo elemento sottotraccia sia ben presente nel tuo volume, questa sensibilità di Caffè rispetto al tema per cui l'emancipazione personale è condizionata da due elementi. Certamente l'impegno personale, e questo lo sappiamo benissimo perché tanto è quello che il neoliberalismo ci dice ogni giorno, che tutto dipende dal nostro impegno, però Caffè sa benissimo che tutto non dipende solo dal nostro impegno, che l'emancipazione personale, il grado di libertà che ciascuno di noi può raggiungere rispetto alla propria vita, deriva anche da condizioni collettive, da condizioni materiali che sfuggono al nostro controllo come individui. Diciamo che quindi questo è un primo elemento, e poi tornerò nel corso della relazione su questo, che secondo me è centrale e che in qualche modo attraversa tutti la riflessione di Caffè. Lo si diceva prima, appunto, meglio di come potrei fare io, Caffè è stato un personaggio autorevole del suo tempo, certo un economista, come dire, eretico, ma certo molto in vista. E basti pensare che, appunto, si dice anche nel volume, e Guido Carni è stato ovviamente ha avuto ruoli di responsabilità in istituzioni come la Banca d'Italia, e Guido Carni continua a consultare Caffè anche quando Caffè non è più ufficialmente in Banca Italia. Si prende il caffè da Caffè. E poi è stato un accademico. Diciamo, ha dato un contributo importante perché la politica economica diventasse una disciplina autonoma. È stato un professore molto amato dai suoi allievi, appunto, apre il volume partendo da Mario Draghi, probabilmente il suo, diciamo, allievo più distante, e che però anche simbolicamente non smette di ricordarlo. Ed è interessante come la biografia di Caffè, forse questo è l'elemento, diciamo, che suscita tanto interesse, in qualche modo si intrecci con le vicende italiane, anche con le vicende italiane meno note o di cui si parla meno e che pure vengono richiamate nel volume. Penso per esempio allo shock deflazionistico del 63-64,
che tu richiami nel volume come un punto appunto di svolta per la storia del paese e che in qualche modo, diciamo, viene individuato come lucidamente, ecco, la cosa impressionante anche leggendo il volume è la lucidità che Caffè capisce rispetto alla realtà e rispetto anche alla direzione che la realtà sta prendendo. Eppure, certo, come metti in evidenza nel volume, è un eretico perché in qualche modo dà l'interpretazione di Keynes meno comoda. Tu a un certo punto dici, certo, Keynes a un certo punto diventa egemonico, non si può che essere keynesiano, ma qual è il prezzo che paga Keynes, cioè che pagano le teorie di Keynes per diventare egemoniche? Beh, il prezzo è notevole perché è che vengono in qualche modo urbanizzate, cioè se rileggono, in Italia si leggono quasi solo così, si leggono in modo da, diciamo così, tenere sotto controllo gli aspetti più eversivi di quelle teorie. Mentre appunto, come metti tu in evidenza, in Inghilterra e nel nord Europa si cerca di leggere Keynes anche valorizzando il suo aspetto radicale, in Italia quasi nessuno lo fa, a parte Caffè. Qual è il merito di Caffè? Appunto, lo si diceva prima, il superamento del pregiudizio verso l'intervento statale in economia. E come metti in evidenza bene tu, l'intervento statale in economia non è solo un intervento eccezionale, cioè nelle fasi che si dà nei momenti di crisi, che si dà per evitare che il conflitto sociale raggiunga livelli insopportabili. L'intervento statale in economia è un elemento fisiologico nella economia, nel modo in cui Caffè legge l'economia keynesiana. E anche il superamento del pregiudizio verso il debito pubblico. Io direi questo, che leggendo il tuo libro mi sembra che Caffè sia proprio l'economista della rivoluzione, cioè l'economista che di più ha preso sul serio, ecco, lo spirito della Costituzione. Mi veniva appunto da pensare che in qualche modo, dicevo qualche giorno fa agli studenti, mentre Calamandrei è il giurista della Costituzione, Caffè è stato l'economista della Costituzione. Perché? Innanzitutto per il modo in cui Caffè interpreta il lavoro. Non solo perché dice le cose che appunto sono state già dette, per cui per esempio la disoccupazione non possa essere considerata un fenomeno naturale, che già mi pare un'idea abbastanza fuori dal senso comune contemporaneo, cioè l'idea che la disoccupazione naturale non sia naturale, cioè sia un fenomeno creato artificialmente, politicamente, sul quale la politica può agire. L'idea che i salari non possano essere lasciati in balia delle contrazioni del mercato, quindi l'idea che non sia un fattore di emancipazione il lavoro, qualunque esso sia, ma che solo un lavoro dignitoso sia un elemento di emancipazione, un possibile elemento di emancipazione. E l'idea che debbano essere i capitali a inseguire i lavoratori e non il contrario, e anche questo mi pare un'idea ormai abbastanza fuori moda. Diciamo così che, come tu metti in evidenza in maniera molto efficace nel volume, per Caffè non deve essere, diciamo, l'organizzazione della società non deve essere un sottoprodotto del criterio di massima efficienza economica, deve essere il contrario, cioè deve essere l'economia ad essere organizzata in modo da soddisfare certi requisiti che sono il minimo richiesto in una società autenticamente democratica, cioè che intenda essere autenticamente democratica. E Caffè dice tutto questo pensando alla Costituzione. Infatti c'è un passaggio che tu richiami nel volume, sono tre righe, lo voglio leggere perché secondo me sintetizza lo spirito del volume, quando Caffè dice: si va alla ricerca nominalistica di un nuovo modello di sviluppo, ma questo nelle sue aspirazioni ideali
si trova nella prima parte della Costituzione, negli aspetti tecnici dei lavori della Commissione Economica della Costituente. Io credo che Caffè abbia preso molto sul serio la sfida del trentennio glorioso, perché dico, secondo me anche la sua esperienza biografica lo ha condizionato nel ritenere che non ci potesse essere emancipazione come mera percorso individuale, ma solo come percorso collettivo, perché ha preso sul serio l'idea che certe battaglie potessero essere affrontate solo sul piano collettivo, la lotta alla povertà, per esempio. C'è quasi una fede, quello che emerge nel tuo libro è che in Caffè c'è quasi una fede, quella laica, ma c'è proprio una credenza nel fatto che sul piano collettivo si può condurre una battaglia per il superamento di certe situazioni diffuse, ma no, che non sono un destino, per esempio il lavoro povero, per esempio la povertà e il lavoro povero. Ecco, esatto. E poi Caffè, e questo, su questo mi riaggancio alla relazione che mi ha preceduto, prende atto che quindi il capitalismo è intrinsecamente instabile e che quindi è necessario un controllo statale dell'economia. Questo lo induce a dichiarazioni anche diciamo dirompenti, penso alla formula che tu richiami della borsa, la critica della borsa come gioco spregiudicato di tipo predatorio, che sono parole di Caffè che fanno impressione. Sì. La critica, come dici tu, da sinistra della delle privatizzazioni, che Caffè intuisce essere una svendita del patrimonio pubblico, e soprattutto capisce che le privatizzazioni si muovono, diciamo, esattamente nella direzione opposta dello Stato sociale. Perché? Perché implicano un criterio di efficienza economica che non riesce a dare conto di come lo Stato sociale debba funzionare. Negli anni successivi abbiamo sperimentato che cosa implica l'applicazione del criterio di efficienza economica in settori come la sanità, la scuola, che è un settore che conosco meglio. Il settore di efficienza economica applicato al mondo della scuola ha imposto una reinterpretazione del principio di autonomia scolastica che ha trasformato le istituzioni scolastiche tutte, cioè dalla scuola dell'infanzia all'università, a enti che partecipano al mercato dell'offerta formativa. Questo è un termine che ritroviamo perfino dei documenti ministeriali, mercato dell'offerta formativa, in cui debbano incontrarsi la domanda e l'offerta. E questo ha dato vita a delle logiche assolutamente perverse. Per esempio, il mercato dell'offerta formativa implica un necessario adattamento delle istituzioni scolastiche agli standard europei. Cosa prevedono gli standard europei? Prevedono che la percentuale di promozione, di conclusione, di persone che concludono il ciclo di studi in un numero di anni regolare sia tot. In Italia è molto più basso questo percorso. A questo punto le strade sono soltanto due: o si potenzia il sistema educativo, però questo naturalmente richiede un aumento della spesa pubblica, una riorganizzazione, richiede misure organiche, come sono state portate avanti poche volte nella storia repubblicana, penso, che ne so, l'introduzione della scuola media unica del 62, oppure semplicemente si creano delle micro riforme che consentono di aumentare il numero dei promossi alla fine che legittimano il titolo di studio, viene definito popolare, cioè un accesso facilitato al titolo di studio. Questo ovviamente non agevola gli studenti e soprattutto non, diciamo,
implica una visione della scuola come, prima di tutto, come luogo di formazione dei cittadini. Ora, ovviamente il tema mi interessa, ma non voglio parlare di questo, voglio, ho solo fatto riferimento a questo per dire che Caffè intuisce che il criterio di efficienza economica si muove qualche volta nella direzione contraria rispetto a quello che uno Stato sociale debba offrire. E, diciamo, i fatti, la realtà, quello che è avvenuto dopo la sua scomparsa, gli ha dato ampiamente ragione. Questo lo porta anche a manifestare un estremo scetticismo verso il vincolo esterno. Chiaramente Caffè non si esprime, perché ovviamente il dibattito istituzionale non è ancora pronto, ma non si esprime sulla moneta unica, ma si esprime aspramente contro lo SME, perché capisce che quello sarebbe un modo per imbrigliare la politica economica degli stati e, diciamo, entra in contrasto con la maggior parte degli economisti suoi contemporanei. E soprattutto il dato che viene messo in evidenza nel volume entra in contrasto con la dirigenza del PC. Questo è un elemento che secondo me è rivelativo anche di quello che poi sarebbe successo nei decenni successivi in Italia. Cioè, Caffè capisce che la linea monetarista, suggerita dai Einaudi in qualche modo, e sposata dal PC, è un errore sul piano proprio della, non solo della politica economica, ma proprio un errore di visione della società. Perché è incompatibile con quel progetto emancipativo che pure il PC ritiene di portare avanti. E questo tradimento è evidente nel 76, tu ricostruisci lo scontro con Modigliani, non mi voglio dilungare su quella vicenda, però è interessante come Caffè capisca che c'è un aspetto simbolico nella questione della scala mobile, cioè l'idea che non può, rispetto alla quale non si può arretrare, è che il lavoro sia una merce come le altre. Cioè, Caffè mi sembra che sia estremamente lucido nell'idea che il lavoro non sia una merce. Questo lo induce, appunto, a diffidare, diciamo così, delle politiche in due tempi, come dici tu. Sia nella linea che poi abbiamo imparato a conoscere, che con cui abbiamo familiarizzato, del facciamo sacrifici oggi per avere dei risultati domani, e sia lo rendono tanto diffidente rispetto alla prospettiva escatologica della rivoluzione, cioè dell'idea di dire va bene, o la rivoluzione o nulla. E questo, si diceva prima, lo costringe in questa posizione di solitudine del riformista, perché è troppo rivoluzionario per la sinistra, ma è troppo socialista per la destra, per dir così. Ma c'è un aspetto però, cioè il libro mi ha insegnato tantissime cose, però mi ha lasciato delle questioni. Chiaramente Caffè mi sembra chiaro, tu ritieni che sia fondamentale il controllo statale dell'economia, a maggior ragione in una società, in una comunità politica che si pone come obiettivo l'emancipazione delle masse. Ecco, diciamo così. Quindi se uno vuole fare lo Stato sociale, è impossibile farlo se non si ha il controllo statale dell'economia. Perché? Perché il capitalismo non è naturalmente compatibile con lo Stato sociale. E però, ovviamente tu non affronti la questione dell'Europa, perché il Caffè non affronta, diciamo,
il dibattito istituzionale è alle, diciamo, alle prime battute in quegli anni, e però Caffè a un certo punto dice dell'Europa che è un progetto di vasto respiro che richiede l'entusiasmo dei giovani e però richiede anche il dubbio, cioè il pensiero critico. Mi sembra un'affermazione questa di Caffè che è molto interessante e che ti chiederei di commentare, cioè che tipo di Europa politica ha in mente Caffè e che come si tengono insieme questo entusiasmo che richiama nei giovani e però anche il dubbio, cioè di precisa, è un entusiasmo che però in qualche modo deve essere bilanciato dal dubbio critico. Certamente non è l'Europa che abbiamo davanti agli occhi, però l'idea è, questa è proprio una domanda, cioè non è una domanda retorica, una domanda per dire, c'è Caffè dà qualche altro, ci dà qualche altro elemento per capire che tipo di progetto politico avrebbe immaginato rispetto all'Europa. Poi un'altra questione, a un certo punto tu dici chiaramente che quindi il riformismo di Caffè immagina un'economia mista, che in fondo è quella immaginata dalla nostra, no, in fondo, che è quella immaginata dalla nostra Costituzione. C'è un socialismo democratico, tu usi proprio l'espressione socialismo democratico. E qui però si pone una vecchia questione che in qualche modo, diciamo, attraversa tutta la storia del pensiero di sinistra, da Rosa Luxemburg, ad André Gons, fino a Nancy Fraser, che è appunto l'autrice che conosco meglio. Cioè, cioè è l'idea, le riforme che Caffè ha in mente sono riforme in qualche modo che trasformeranno la società radicalmente, cioè che hanno come che hanno come punto di arrivo il superamento del capitalismo, o e quindi sono riforme non riformiste, oppure per Caffè tutto sommato il capitalismo si può tenere sotto controllo. Io immagino che nel periodo in cui Caffè scrive uno avrebbe anche potuto dire beh, però in qualche modo con il controllo statale il capitalismo riesce, si può disciplinare. Mi chiedo se il turbocapitalismo che abbiamo oggi davanti agli occhi sia in qualche modo disciplinabile con un intervento statale, cioè anche ritenendo che, perché tu mi potresti dire, beh, però alcuni stati, non parliamo dell'Italia, ma ci sono stati che riescono a tenere sotto controllo il capitalismo. Però mi chiedo se, diciamo, è un controllo effettivo. Su questa questione mi rendo conto che non sono stata, diciamo, chiarissima nella formulazione, però l'idea è, te la dico meglio e chiudo il mio intervento. L'economia mista, il socialismo democratico che immaginava Caffè è un modello che possiamo ancora pensare che sia fattibile oggi? Questo secondo te, ovviamente, non secondo Caffè. Grazie. Bene, grazie anche ad Anna Cavaliere, che ha molto anche sintonica, diciamo, con il libro e le tematiche di Caffè, però non rinunciando a porre poi delle questioni, diciamo, rispetto all'attualità, perché poi in fondo questo libro cerca, non è stato scritto a caso, è
stato scritto anche pensando a un rilancio possibile, cioè da riprendere una tradizione, oramai, soprattutto nel caso di Caffè Negletta, ma insomma in fondo va bene, perché sì, grande monumento, ma insomma oramai la storia va da oltre. E invece a riproporre, c'è da dire che certo che ci sono aporie eccetera, ma incontrei comunque che a un certo punto i tempi hanno smentito o comunque hanno rotto questa egemonia veneziana. Però non è che siano emerse strategie, a parte il neoliberismo, però è il nemico, è una strategia alternativa che diciamo, non è che siano emerse altre vie che risolvessero i problemi del veneziano senza appunto andare direttamente su una prospettiva rivoluzionaria pianificatrice in senso forte, insomma. Thomas, c'è un bel insieme di stimoli che dovrebbe già renderti un pochino soddisfatto, perché sicuramente hai contribuito a crearli, vuol dire che il libro è vivo, vivissimo, e lo è. Io direi sentiamo te e poi raccogliamo anche gli interventi, domande, eccetera. Questo è un seminario scientifico, ma insomma è anche un seminario sul che fare. Prego. Ma che dire, innanzitutto sì, grazie, sono veramente lusingato dalla ricchezza, dalla profondità degli interventi che mi hanno preceduto, anche se devo ammettere che insomma mi ponete in una situazione non facile, perché di carne al fuoco ne avete messe veramente tantissimo e quindi sicuramente non riuscirò a rispondere a tutte le vostre domande o a rispondere in maniera adeguata a tutte le questioni che avete sollevato, ma provo almeno a rispondere ad alcune delle questioni, quelle che mi sembrano più rilevanti. Magari brevemente, intanto, perché l'ho scritto? Beh, un po' è stato detto, cioè perché incredibilmente a 35 anni dalla scomparsa di Caffè, nonostante sia considerato uno dei più importanti economisti italiani, sicuramente del secondo Novecento, indubbiamente il più importante economista keynesiano che ci sia mai stato in Italia, e nonostante appunto tutti se ne riempiono la bocca di Caffè, sono stati scritti una quantità di articoli su Caffè Infinito, ogni tanto io ho il Google Alert su Federico Caffè e insomma una volta alla settimana qualche articoletto, qualche parte su Federico Caffè esce sempre fuori. Il trattamento di solito è abbastanza penoso, diciamo l'apice, l'apoteosi di questo si è raggiunto chiaramente con la nomina di Draghi alla presidenza del Consiglio, che ha portato a una profusione di articoli sul Caffè, in cui Draghi appunto da un lato Caffè viene rivendicato come il maestro di Draghi, in un certo senso Draghi viene rivendicato come un naturalmente un keynesiano in quanto allievo di Caffè, no? Quindi in un certo senso si utilizzava anche il rispetto di Hugo della figura di Caffè per presentare Draghi sotto una luce riformista, se no addirittura pseudo-socialista, anzi in quegli articoli Draghi veniva spesso citato come un liberal socialista, esattamente come Caffè. Insomma, era tale il livore a forza di leggere questi articoli che a un certo punto ho detto, insomma, è lì che è nata un po' l'idea del libro, che inizialmente voleva essere un libro più su Caffè che su Draghi, cioè l'idea era criticare Draghi attraverso gli scritti di Caffè. Poi ho letto sempre, ho iniziato a leggere, chiaramente conoscevo le opere principali di Caffè, quantomeno i libri più famosi di Caffè, ma sono tutte raccolte di scritti, e appunto man mano che andavo avanti a leggere queste raccolte mi rendevo conto che Caffè aveva il suo pensiero era molto molto più profondo e più ricco di quanto non immaginassi anche io, che comunque insomma, pensavo di conoscerlo, e mi sono reso conto di quanto il Caffè, di quanto la retorica sul Caffè fosse lontana dalla realtà del pensiero di Caffè. E questo in buona parte, diciamo,
è stato possibile proprio perché incredibilmente, appunto, nonostante tutti ne parlano, nonostante abbia sfornato appunto allievi, suoi allievi, molti dei quali continuano a detenere insomma anche cattedre di economia importanti, nessuno di loro si fosse preso la briga di scrivere un libro sul pensiero di Caffè, che appunto, come diceva Anna Cavaliere, i libri sulla storia di Caffè, di memorie, no, di chi gli è stato vicino, ce ne sono diverse, ma non, c'è, cioè, non c'era, fino a poco fa, un libro sul pensiero economico, e poi non solo economico, politico, sociale, filosofico anche di Caffè. Cioè, esistevano solo una miriade di raccolte, e quindi vabbè, insomma, da lì appunto ho messo da parte l'idea di scrivere un libro su Draghi, anche perché il pensiero di Draghi non esiste, quindi sarebbe stato insomma, un libro difficile da scrivere, soprattutto il pensiero economico di Draghi, insomma, uno degli economisti più scarsi che siano mai stati prodotti dall'Occidente, cioè non ha scritto quasi nulla, non ha prodotto nulla, per cui era proprio difficile anche riflettere sul pensiero di Draghi perché non esiste. E invece appunto mi sono reso conto che su Caffè c'era tanto da dire. E appunto da lì l'idea di questo libro per cercare di colmare questo vuoto, poi appunto chiaramente sono entrato in una relazione quasi insomma, mistica con Caffè, a forza di passare mesi a leggere solo Caffè, e quindi insomma è diventato anche a un certo punto un dovere morale, quello di cercare di restituire un po' di verità alla memoria e al pensiero di Caffè, insomma spero di esserci riuscito quantomeno in parte, nonostante io chiarisca poi fin dall'inizio che è una mia interpretazione di Caffè, una mia, più chiaramente appunto è un libro partigiano per certi versi, ma insomma il 90% del libro sono citazioni di Caffè, quindi penso di aver restituito in maniera abbastanza fedele quello che era il suo pensiero. E, allora, partendo dalle questioni sollevate da Aldo Barba, che appunto tante, cos'era Caffè? Qual era la visione di società di Keynes? Era un capitalista, un liberale, un liberal socialista, come lui stesso si definiva? Io credo che queste definizioni siano poco utili e che in fondo anche la domanda in sé non sia poi così importante, nel senso che secondo me quello che conta è quello che il pensiero di Keynes ha dato alla società, ha dato al mondo, a prescindere da quella che era, da quelle che erano le sue intenzioni. Quindi insomma anche se avesse avuto eletti, anche se la società immaginata da Keynes fosse stata una società lontanissima da quella da noi, magari auspicata da alcuni di noi, credo che il valore delle sue idee rimarrebbe, perché sono quelli che hanno contribuito poi a costruire certi tipi di società. E detto questo, insomma, appunto, se andiamo a prendere quegli scritti in cui Keynes un po' riflette su qual è il tipo di società che lui si immagina, appunto in particolare no, quello scritto del 25, in cui cerca di immaginare un po' dove immagina la società no, tra 50 anni, beh, è chiaro che lui, cioè la società che lui immagina, ma più in generale che emerge poi anche in tanti altri scritti, in cui lui torna spesso diciamo sulla modalità istituzionale di organizzazione della società che lui immagina, è una società che mi sembra difficile definire, come dire, quantomeno una società che si pone in una transizione verso una realtà post-capitalista, cioè una società in cui, cioè almeno per come la società che immagina Keynes, almeno per come la intendo io, in base ai suoi scritti, poi ci sono appunto le interpretazioni marxiste di Keynes, no, sono molto più cattive, però è chiaro che se uno immagina, cioè se la società che immagina Keynes è una società in cui le principali decisioni di economia, di politica economica, vengono decise collettivamente attraverso gli strumenti democratici e non nell'arena del mercato, e in cui quelle decisioni sono ispirate a criteri sociali e non di profittabilità, non di massima efficienza economica, beh, già secondo me siamo un po' fuori dal capitalismo. Già siamo in una società che difficilmente può definirsi capitalistica, a mio avviso. Se poi ci aggiungiamo alla visione del lavoro, che è una visione radicalmente capovolta rispetto a quella del capitalismo, cioè il lavoro non come merce, ma il lavoro come strumento di liberazione dell'uomo e quindi come strumento che non serve solo
ad arrivare a fine mese non serve neanche solo a soddisfare i bisogni unicamente materiali degli uomini, anche se ovviamente in prima battuta il lavoro serve a questo, ma in Keynes, ma poi anche negli autori che si sono direttamente ispirati a Keynes, come per esempio Beveridge e altri, il lavoro viene visto come qualcosa di ancora, quindi qualcosa che serve a rispondere anche a quelli che sono bisogni immateriali, spirituali, tanto dell'uomo quanto delle società, delle collettività nel loro complesso. E quindi anche questa mi sembra, anche questa visione del lavoro mi sembra difficilmente compatibile con, diciamo, con il capitalismo come viene solitamente inteso. Detto questo, insomma, ci ho detto, secondo me, discutere sulla, cioè io non penso che il capitalismo e il socialismo, cioè non penso che esista un confine netto superato il quale si passa dal capitalismo al socialismo o viceversa, e questo secondo me è un, come dire, questo è il motivo per cui se guardiamo alcuni regimi come quello cinese, no? Cioè chi lo definisce un regime capitalista, chi lo definisce un regime socialista, io credo che è più utile ragionare in termini di un continuum, no? Dove da un lato hai una società in cui tutto viene deciso dal mercato, tutto viene ispirato dalle logiche del profitto, e dall'altro una società in cui tutto viene deciso dallo Stato e tutto viene, tutte le decisioni di politica economica sono ispirate unicamente a criteri sociali. Ecco, secondo me le società si muovono su questo continuum, e poi le definizioni nominalistiche secondo me poi sono più un ostacolo a comprendere magari spesso la realtà che altro. E qui arriviamo alla questione, cioè una delle questioni fondamentali che ha sollevato Barba, cioè le idee, quanto contano le idee, no? Contano tanto quanto pensava Keynes e sicuramente anche Caffè. Secondo me contano molto, io su questo tendo a pensarla abbastanza come Keynes e come Caffè. Appunto ritorno un po' a quello che dicevo prima, diciamo gli esperimenti di economia mista, gli esperimenti di anche di quello che potremmo definire socialismo democratico, soprattutto in alcune diciamo delle democrazie occidentali più avanzate, tutti i progressi sociali ed economici che abbiamo vissuto, che abbiamo avuto nel particolar modo diciamo nei 30 anni del secondo dopoguerra sarebbero stati possibili senza l'impianto teorico offerto da Keynes? E secondo me no. È chiaro che quel sistema si è venuto a determinare, questo lo dico anche nel libro, per una serie di motivi. Sicuramente c'era la minaccia, no? di un'alternativa realmente esistente al capitalismo nella forma dell'Unione Sovietica, sicuramente c'era il trauma delle elite della Seconda Guerra Mondiale, sicuramente come dice Piketty c'era il fatto che un'enorme quantità di ricchezza era stata proprio distrutta durante la guerra, e quindi c'era stato un livellamento anche materiale per effetto della Seconda Guerra Mondiale. La forza della classe operaia, anche in Occidente. Questi elementi chiaramente sono stati tutti fondamentali, ma credo che non si debba sottovalutare però anche l'apporto delle idee. Cioè, non so se senza l'impianto teorico offerto da Keynes si sarebbe riuscito a costruire quell'economia della piena occupazione che si è costruito, e si sarebbe riuscito a raggiungere tutti quegli obiettivi sociali. Non so se si sarebbe riuscito a costruire lo Stato sociale senza gli strumenti tecnico-teorici, senza diciamo, gli strumenti di politica economica di fatto, diciamo, per tanti versi, proprio creati da Keynes. Keynes per tanti versi diciamo, inventa un po' la moderna politica economica, no? La macroeconomia per come la intendiamo oggi. E questo è particolarmente evidente se guardiamo a paesi come per esempio appunto l'Inghilterra, cioè la patria di Keynes. Non è un caso che lo Stato sociale britannico viene di fatto immaginato, teorizzato e poi costruito praticamente con un apporto teorico diretto da Beveridge, che era un allievo, diretto di Keynes, era uno che basava tutta la sua economia, tutto il suo pensiero economico su Keynes. Cioè,
E Beveridge è il creatore dello Stato sociale britannico, e se si leggono i suoi testi, cioè lui anzi radicalizza anche tanti aspetti del pensiero di Keynes. Ma qui secondo me abbiamo in Beveridge un esempio, come dire, di filo rosso diretto tra le idee di Keynes e la realizzazione pratica di una società alternativa, quantomeno al capitalismo liberale selvaggio del periodo pre-guerra. Ancor più, diciamo, dell'Ottocento. E anche qua, secondo me, appunto, poi Keynes è vero che scrisse di non riconoscersi nel Partito Laburista, di fatto però poi il Partito Laburista diventa il partito keynesiano a tutti gli effetti. Sappiamo che Keynes collabora anche direttamente a un fitto scambio con Beveridge, di fatto, almeno fino alla morte di Keynes. Ma insomma, di fatto, quindi potremmo dire che Keynes contribuisce anche indirettamente alla costruzione dello Stato sociale britannico tramite il suo rapporto con Beveridge. E allo stesso tempo credo che, come dire, una conferma di questo lo vediamo anche, diciamo, il tema è stato oggetto da Anna Cavaliere, in quella che potremmo definire l'anomalia italiana. Cioè l'Italia, perché è il paese che ha, come dire, anche negli anni, sia negli anni immediati del dopoguerra, ma anche negli anni del boom economico, uno degli sviluppi comunque più selvaggi, più diseguali, meno socialmente sostenibili di tutto l'Occidente. È uno dei paesi che meno di qualunque altro integra le istanze della classe operaia. È uno dei, cioè, l'Italia ha sempre avuto uno sviluppo profondamente classista, in cui le riforme sociali arrivano anni dopo che, cioè, in Inghilterra lo fanno nell'immediato dopoguerra, iniziano a costruire il sistema sanitario nazionale, da noi viene introdotto negli anni 70. Quindi l'Italia è un'anomalia assoluta proprio nel suo modello di sviluppo, e in questo secondo me Keynes è interessante perché appunto noi figli, diciamo, della Seconda Repubblica, spesso no, guardiamo, no, per chi la pensa in un certo modo, guardiamo la Prima Repubblica, no, magari spesso con un occhio un po' romantico, no, come se fosse un sistema quasi ideale rispetto a quello attuale. Sicuramente rispetto a quello attuale era un sistema molto migliore da quasi tutti i punti di vista, ma Caffè fu un feroce critico da sinistra di quel modello lì, appunto fu un critico perché lo considerava socialmente molto poco avanzato. In questo senso è vero, quel modello lì fu il frutto, per certi versi sì, di molto più di dinamiche interne al capitalismo che a, diciamo, al tipo di organizzazione internazionale che si era dato il capitalismo occidentale nel dopoguerra, piuttosto che a, come dire, a chiare scelte di politica economica, quantomeno di carattere progressivo. Nella misura in cui c'è stata una progressività anche negli anni del dopoguerra, è stata quasi una conseguenza a cascata di questa crescita economica forsennata, più che il risultato di precise scelte, no, di politica economica che andassero nella direzione di una minore sperequazione e così via. E in questo il Caffè individua una delle ragioni principali di questo sviluppo, di questa anomalia italiana, di questo sviluppo così diseguale rispetto anche agli altri paesi occidentali, proprio nel fatto che il Partito Comunista Italiano, tra i partiti della galassia, diciamo, laburista, socialcomunista, socialdemocratica europea, era quello che meno di qualunque altro partito aveva recepito il messaggio di Keynes, l'insegnamento di Keynes. E come diceva Anna Cavaliere, e come, diciamo, dice anche Caffè più volte, di fatto nel suo impianto economico, nella visione economica, macroeconomica del PC, c'era più Einaudi, il padre del neoliberismo italiano, che Caffè. E questo chiaramente è chiaro che ha avuto delle conseguenze, nel senso che chiaramente, mancando al Partito Comunista Italiano una visione riformista radicale, cioè mancandogli una comprensione di come all'interno di come il capitalismo si può riformare in senso progressivo, chiaramente si è trovato sempre incapace di avanzare delle proposte di riforma,
di riforma in senso progressivo e spesso infatti si appiattisce dal punto di vista delle politiche macroeconomiche su quelle che sono le decisioni di politica economica assunte da assunte dalle classi dirigenti, e quindi in una sostanza dalla democrazia cristiana che paradossalmente recepisce più le idee di Keynes, quantomeno nella sua ala sinistra, recepisce più le idee di Keynes dello stesso Partito Comunista, infatti lo stesso Caffè si avvicina più all'area dei Tossettiani, quindi l'area della lira, Moro, che effettivamente, come dire, oggi se andiamo a rileggere gli scritti di queste persone ritroviamo una ricchezza di visione dal punto di vista economico, anche un'attualità di pensiero economico che è del tutto assente nei principali economisti di riferimento del Partito Comunista di quegli anni, no? Quindi, e anche qua secondo me quindi anche questa è una conferma indiretta che le idee contano, perché magari un Partito Comunista, come dire, che avesse recepito di più l'idea di Caffè, come aveva fatto il Partito Laburista, come fecero anche un po' tutti i partiti socialisti e comunisti in altre parti dell'Europa, pensiamo anche alla Francia e altri paesi, magari l'Italia avrebbe avuto uno sviluppo un po' diverso, perché, come dire, il blocco sociale non mancava, cioè metà paese che sostanzialmente era comunista, di certo non mancava una classe sociale di riferimento, non mancava una forza di classe per poter imporre quelle idee, mancavano proprio le idee. E non è l'unico motivo per cui, diciamo, il PC cessa di pecca di ipermoderatismo nel corso di tutto il dopoguerra, diciamo, uno dei temi che viene affrontato nel libro non è solo un problema, diciamo, di carenza di idee economiche, ce n'erano tante altre, ma sicuramente quell'aspetto lì, secondo Caffè, ma anche secondo me, è un aspetto importante. E qui si torna a uno dei concetti principali di Caffè, che è appunto quella che viene esplicitata nel titolo, una civiltà possibile. Spesso, quindi Caffè era convinto che un diverso modello di sviluppo sarebbe stato possibile nel dopoguerra, negli anni in cui lui era in vita, quindi anche nel trentennio keynesiano, con un diverso modello di sviluppo sarebbe stato possibile in Italia. Appunto, non nel senso di una rivoluzione socialista. Caffè era perfettamente consapevole che all'interno degli equilibri geopolitici emersi dalla seconda guerra mondiale, l'Italia non poteva darci una risposta in senso comunista, socialista. Questo Caffè era perfettamente consapevole, ma allo stesso tempo dice: questo non vuol dire che non potevamo fare nulla di diverso da quello che effettivamente abbiamo fatto, no? Posizione, diciamo, deterministica che spesso ancora oggi ritorna in tante letture anche da sinistra di quell'epoca, no? C'era la guerra fredda, quindi alla fine era un paese a sovranità limitata, non potevamo fare nient'altro. Cioè, talmente abbiamo introiettato questa forma di determinismo economico contro cui Caffè si batte tutta la vita, che anche oggi è ex post. Noi pensiamo che non sarebbe stato possibile niente di diverso da quello che è stato. Invece Caffè si è battuto, come dire, per tutta la vita per cercare di imprimere una direzione diversa al capitalismo italiano, e appunto ci ricorda che un'alternativa non solo è possibile oggi, ma forse era possibile anche al tempo. E anche se guardiamo alla stessa cosiddetta controrivoluzione neoliberale, diciamo, a partire da più o meno dalla seconda metà degli anni 70, che è oggetto di grande riflessione da parte di Caffè, che anzi la intravede anche qui, no? Abbiamo già citato la lungimiranza di Caffè, che Caffè parla di neoliberismo già nei primi anni 70, oggi è un termine che è entrato nell'uso comune, al tempo non è che fosse così diffuso, cioè, invece lui già aveva capito benissimo, diciamo, la tendenza, no, di certi cambiamenti in atto. Ma la stessa controrivoluzione neoliberale non è essa stessa una controrivoluzione che si basa anche su un forte impianto ideologico, anche sulle idee, chiaramente non solo su quello, cioè non sono appunto, non, questo lo affronto in maniera ancora più approfondita nel mio altro libro precedente, Sovranità o Barbarie, cioè nel senso è chiaro che non è stata solo una rivoluzione intellettuale, è stata una rivoluzione, una controrivoluzione, quella neoliberale, che ha avuto anche basi materiali, no?
no? su cui potersi poggiare. Ma però l'idea sono state estremamente importanti. Cioè il fatto che da un lato, nel momento in cui sono emerse tutta una serie di crisi, di fragilità, di problemi del regime keynesiano del dopoguerra, esisteva un modello, un impianto ideologico alternativo pronto per essere proposto alla società, per spiegare in maniera del tutto fallace, strumentale e ideologica le ragioni di quella crisi e pronta a proporre un modello alternativo come soluzione a quella crisi. Ma quello è stato importante. Senza persone come Friedman e altri, la controrivoluzione neoliberale non sarebbe stata così semplice. Magari ci sarebbero riusciti comunque, però le idee hanno contato nella controrivoluzione neoliberale tanto quanto, secondo me, hanno contato nella rivoluzione keynesiana, nella rivoluzione delle economie miste, delle economie sociali del dopoguerra. E su quello ne è una conferma indiretta il fatto che appunto il neoliberismo come ideologia non va ad attaccare, diciamo, la visione di società, diciamo, socialdemocratica. Non è che si propone dicendo quel modello lì è un modello sbagliato, ingiusto, noi proponiamo un modello migliore. No, adotta una strada, secondo me, molto più subdola, molto più efficace. Vanno ad attaccare, non solo, ma vanno anche pesantemente ad attaccare gli strumenti tecnico-teorici del keynesismo. Loro cominciano a dire, qui non si tratta di decidere se è giusto o sbagliato che lo Stato faccia spesa pubblica o faccia spesa in deficit, è proprio che non si può fare perché sennò si genera inflazione. Appunto hanno risolto il problema alla radice, confermando, secondo me, diciamo appunto anche lì, la forza delle idee di Keynes. Cioè, le idee di Keynes sono state uno strumento, degli strumenti che possono essere utilizzati per i fini più diversi. Cioè, quindi non è che, e tant'è che oggi vengono utilizzati per fini tutt'altro che sociali. Cioè, oggi gli stati fanno spesa pubblica, fanno debito, intervengono pesantemente nell'economia, ma a sostegno dei grandi oligopoli capitalistici, non a sostegno, diciamo, dei lavoratori e delle persone comuni. Sappiamo che appunto nel dopoguerra emerge il termine keynesismo militare, no? Quindi l'utilizzo degli strumenti keynesiani a sostegno dell'industria bellica, del complesso militare industriale. Quindi sono strumenti che si possono utilizzare per scopi diversi, ma anche per scopi sociali, anche per la costruzione di una società che risponda sempre meno alla razionalità, ai principi della razionalità capitalistica. E secondo me non è un caso che infatti i neoliberali vanno ad attaccare proprio la validità tecnica di quegli strumenti. Cioè non si possono più fare le politiche di piena occupazione, non perché così rendi la gente troppo pigra, no? Gli svilisci il loro vigore imprenditoriale, no, perché altrimenti si genera iperinflazione, perché altrimenti vai a generare più disoccupazione di quella che avresti senza intervenire, no? Queste sono, no? Appunto, perché bisogna adeguarsi al tasso di disoccupazione naturale, già citato. E quindi anche questo, secondo me, conferma che comunque le idee contano. Tanto è che oggi, come dire, il problema è che noi abbiamo introiettato il fatto che quegli strumenti non funzionano più, che non si può fare debito, che non si può fare deficit. Non si parla neanche più di quale società vogliamo costruire, non parliamo di modelli diversi di società. Qui si parla, ormai il dibattito da anni è se quegli strumenti si possono usare o se non si possono utilizzare. I neoliberali anche oggi ti dicono non si possono utilizzare, finché poi non li utilizzano loro, loro li possono utilizzare in quantità illimitata, diciamo, però per gli scopi loro. E il fatto che non si verifichino mai le conseguenze che loro prospettano nel caso di utilizzo di questi strumenti, diciamo, è semplicemente un fatto che viene messo da parte. Perché non hai fatto le riforme. Ecco, quindi io credo che la critica di Caffè ai massimalisti sostanzialmente era questa. No, brevemente, ma appunto anche su questo, Caffè capisce benissimo questa cosa qua. Caffè capisce benissimo che la critica che
il sollevare ossessivamente il problema dell'inflazione negli anni 70 non è dovuto al fatto che le classi dirigenti sono veramente interessate a risolvere il problema dell'inflazione. Lui anzi dice questa è una forma, quella che lui chiama, quella chiama strategia dell'allarmismo economico, anche qua con la lungimiranza, perché sembra, cioè noi ormai viviamo in un regime di allarmismo economico permanente, soprattutto diciamo, ora ci abbiamo altri allarmismi, il regime di emergenza permanente c'è sempre, cambiano gli allarmismi, però per almeno 10 anni dalla crisi finanziaria in poi noi abbiamo vissuto un regime di allarmismo economico costante, soprattutto in Europa, soprattutto nei paesi dell'euro, che Caffè aveva intravisto benissimo. Caffè già negli anni 70 diceva questa è una strategia, non sono veramente interessati a risolvere i problemi dell'inflazione, sfruttano lo spauracchio dell'inflazione per attaccare certi strumenti di politica economica che non sono funzionali al loro progetto. Cioè una delle tante intuizioni di Caffè è stata detta l'intuizione sull'Europa, cioè Caffè negli anni 50, quindi come dire, quando ancora stava nascendo il mercato comune, neanche il mercato unico, il mercato comune europeo, già diceva, mi sembra nel 54, già comprende che quella è una forma di vincolo esterno. Su questo poi tornerà, non oggi, a meno che uno non è proprio, diciamo, oggi è abbastanza evidente, anche i più lenti di comprendonio, ma Caffè negli anni 50-60 dice guardate che le regole europee già come sta, oggi vengono utilizzate la Confindustria per dire che non si può nazionalizzare l'energia elettrica, per dire che non si possono fare tutta una serie di interventi di nazionalizzazione di altro tipo perché ci sono le regole europee. E lui dice, quindi è evidente che questo è perché Confindustria e perché diciamo certi perché diciamo, la fazione dominante della DC ci tiene così tanto a entrare in Europa, anche perché rappresenta un potente vincolo esterno, non è questo lo scrive negli anni 50 e 60, sempre negli anni 50 comprende che questo è un sistema che andrà a vantaggio delle economie esportatrici, quindi già parla del fatto che questo produrrà una germanizzazione dell'economia europea, sempre negli anni 50, quindi vabbè, insomma diciamo la lungimiranza di Caffè è veramente uno degli aspetti straordinari, incredibili del suo pensiero. E però sì, appunto, brevemente, la polemica contro gli informisti, contro i massimalisti, appunto, no? Secondo me la sua critica era questa, cioè il fatto che Caffè partiva dal presupposto che in Occidente non si possono fare le rivoluzioni, cioè alla cubana, e quindi non si possono fare le rivoluzioni alla cubana, non c'è altra strada che quella, diciamo, gradualistica, che non vuol dire che non deve essere necessariamente meno radicale nelle ambizioni e nelle finalità, ma non c'è altra via nelle società occidentali, questo ce l'hanno detto anche tanti altri, ma insomma Caffè, questo è un tema su cui torna spesso, quindi se non ci si può dare una risposta rivoluzionaria, bisogna capire quali risposte dare alle crisi del capitalismo, alle crisi di sistema. Ed era la totale impreparazione della sinistra a quella, no, il fatto che quella sinistra si fosse presentata del tutto impreparata a quella crisi di sistema degli anni 70, era questo che gli rimproverava. E che quindi in quel contesto lì appunto o adottare un approccio per cui tanto meglio o perché appunto no, si avvicinavano le condizioni per il crollo del capitalismo, in realtà poi si finiva, la sinistra di fatto anche, non, si rende anche complice del fatto che ha spesso adottato in quegli anni le critiche, ha fatto sue le critiche al regime keynesiano del nemico. La sinistra adotta, come dire, fa sua l'idea che, come dire, che ci fosse una crisi fiscale dello Stato, che lo Stato non potesse più spendere, che avesse speso troppo in quegli anni, anche in virtù di una comprensione, diciamo, non del tutto corretta di come funzionano realmente i moderni sistemi monetari. E quindi, in un'ottica di questo tipo qua, in un contesto come quello degli anni 70, dire dobbiamo fare la rivoluzione, secondo Caffè, non serviva a nient'altro che a legittimare, qui c'è l'assenza di una soluzione gradualistica, riformistica, alla crisi di sistema, alternativa a quella offerta dalle classi dominanti e dalle classi dirigenti, non faceva che fare il gioco di quelle stesse classi dirigenti. E credo che la storia, da questo punto di vista, gli abbia dato ragione. Detto questo, verissimo quello che diceva
Barba, è pure vero che però quell'orizzonte rivoluzionario è anche quello che ha fornito la linfa per tutta una serie di riforme sociali anche radicali. Quindi l'assenza oggi di un orizzonte rivoluzionario è, in questo senso qua, come dire, non è che il pensiero rivoluzionario ha giocato un ruolo importantissimo. Assolutamente. E poi appunto l'Europa, sull'Europa in parte ho già risposto, diciamo, si capisce molto bene, poi Caffè era sempre molto attento all'uso delle parole, no? Per cui non è che era molto puntuale nelle sue critiche economiche, quindi quando c'è da criticare lo SME, quando c'è da criticare, i cambi, no? La reintroduzione dei cambi fissi, quando c'è da criticare la scala mobile, conseguenza diretta dell'aggancio dell'Italia allo SME, è molto esplicito. Poi detto questo, qui faceva intendere che per lui l'Europa era al massimo, come dire, una comunità dello spirito, no? Cioè, era evidente che per lui, è ovvio che vedeva l'Europa come non certo come un modello politico, cioè il fatto che ovviamente abbiamo degli elementi culturali in comune, questi sono sempre esistiti, cioè nel senso John Keats è sepolto a Roma, proprio in virtù di, cioè sappiamo, cioè ci sono sempre stati degli interscambi culturali profondissimi tra i paesi europei, no? Sappiamo Goethe che veniva in Italia, cioè non è questo il punto, cioè da qui però a dire allora dobbiamo, come dire, cominciare ad unificare sempre più le nostre economie da un punto di vista commerciale, economico, monetario, istituzionale, del Caffè, è chiaro che questo era un disastro, sarebbe stato un disastro, soprattutto per certe economie come quella italiana, appunto, che più di altro avevano bisogno di preservare quegli strumenti di politica economica di cui ci si privava entrando in Europa. Questo per Caffè era evidente che anche in questo però c'era un disegno, cioè lui lo dice, qui non stiamo parlando solo di questioni tecniche economiche, parlando per esempio dello SME. Cioè lo SME al tempo era il vincolo esterno per eccellenza rispetto a quello che era venuto prima, ma la logica di fondo era la stessa, dice attenti, la gabbia dello SME verrà utilizzata poi per, come dire, impedire qualunque riforma sociale in Italia, per fare una guerra ai lavoratori in nome della salvaguardia degli equilibri commerciali, del tasso di cambio, esattamente quello che è successo. Infatti poi l'attacco alla scala mobile viene giustificato in virtù dell'appartenenza dell'Italia allo SME. Quindi anche in questo lui aveva capito benissimo che l'Europa era anche un progetto politico, un progetto intrinsecamente antidemocratico, proprio perché se tu ti privi di quegli strumenti di politica economica, ma di fatto non sei neanche più una democrazia, nella misura in cui la democrazia presuppone che partiti diversi possano presentare programmi di politica, anche di politica economica, non solo, diciamo, di che colore voglio che sia questo bicchiere, ma, come dire, anche, ma che i partiti possano proporre visioni anche di società radicalmente diverse e che poi una volta arrivati al potere possano implementare quel programma. Cioè mi sembra, come dire, siamo all'ABC della democrazia, credo, cioè è chiaro che se uno Stato si priva di tutti gli strumenti di politica economica necessari per poter regolamentare, intervenire nell'economia, come dire, definirsi democrazia comincia ad essere difficile, quantomeno una democrazia estremamente ridotta, se non puoi decidere nulla sulle questioni di fondo. L'Italia da questo punto di vista ormai è un esempio plateale, no? Ci ricordiamo tutti la guerra fatta al governo giallo-verde nel 2018 per un aumento dello 0,2% del deficit, non è più una democrazia, siamo andati già ben oltre, diciamo, quello che lo scenario peggiore prefigurato da Caffè, quindi vabbè, ormai. Quindi, diciamo, per Caffè l'Europa è una cosa che stava bene lì, ma lui si sarebbe fermato a forme di collaborazione internazionale, come sono sempre esistite e come esistono in tante altre parti del mondo, dove non si è fatta la scelta, diciamo, dell'unificazione politica ed economica, nonostante gli stati, come dire, intrattengano rapporti molto molto stretti. Oggi se l'economia, il socialismo democratico immaginato da Caffè oggi sarebbe possibile, in termini dal punto di vista tecnico sì, anzi ancora più possibile nel tempo, insomma oggi gli strumenti tecnici, tecnologici che abbiamo ci permetterebbero di attuare forme di pianificazione democratica dell'economia
a livelli che sarebbero stati impensabili 40, 50, 60 anni fa e che infatti vengono implementati. Oggi l'economia, tutte le economie sono profondamente pianificate, le grandi economie oligopolistiche, le grandi corporation oligopolistiche occidentali sono economie pianificate. Amazon è un'economia pianificata, da qui a fanno i piani quinquennali anche loro, quindi è un'economia pianificata a tutti gli aspetti. In Cina l'economia è pianificata dallo Stato e molti dicono che anche l'efficacia della pianificazione cinese è dovuta al fatto che oggi esistono degli strumenti tecnologici per fare pianificazione in maniera molto più efficace di quanto non si potesse fare in Unione Sovietica, per dire, insomma. Quindi dal punto di vista tecnico credo che non ci sarebbero ostacoli. Il problema chiaramente è principalmente politico, cioè adesso il problema principale è come riprenderci il potere questa è la vera domanda. Cioè, il problema è che aver eliminato qualunque forma di regolazione keynesiana dell'economia ha determinato forme di concentrazione economica e politica, inimmaginabili prima nella storia. Cioè, oggi viviamo il modello capitalistico occidentale, quantomeno oggi, è il più concentrato. Cioè, oggi noi assistiamo alla concentrazione di potere nelle mani di pochi più grandi di quanto non si sia mai vista nella storia. Anche perché è un potere sempre più globalizzato, ormai sempre più svincolato, per certi versi, dai singoli stati. Quindi questa è la vera domanda, è questa qua, come avendo, non dovevamo permettere a questo potere privato di diventare così forte. E, è chiaro che servirebbero, andrebbe prima una spazzatura e poi bisognerebbe ricostruire una nuova economia in cui si pongano in essere degli strumenti che impediscano al potere economico e quindi politico di diventare così concentrato. Adesso che ormai lo è diventato, chiaramente questa è come si fa a spazzarlo via, quella è una questione che per certi versi esula dalla visione che uno ha. E ovviamente non ce la può avere caffè la risposta, non ce l'ho neanche io, chiaramente penso che però è fondamentale ricordarci che una civiltà alternativa è possibile. Questa è l'importanza della lezione di caffè, cioè un mondo alternativo a quello esistente è assolutamente possibile. Questa è la grande lezione, e caffè, comunque, questo ci ricordava. Cioè, il mio ruolo in quanto intellettuale di caffè non è dire alla gente che non c'è alternativa, quello che fa il 99,9% degli intellettuali oggi, ma è ricordare alla gente che c'è sempre un'alternativa. Cioè, questo è il ruolo dell'intellettuale. E già se qualche intellettuale ripartisse da questo, insomma, sicuramente già staremmo un passo in avanti nella risoluzione dei numerosi problemi che abbiamo di fronte a noi.